Inizia con un pareggio l'avventura di Umberto Marino sulla panchina del Chieti. Al Galileo Mancini i suoi ragazzi sfiorano anche la vittoria nonostante l'inferiorità numerica per oltre un tempo, mancando proprio allo scadere una super occasione con Mariani. Alla fine la divisione della posta è forse il risultato più giusto dopo una gara che ha comunque messo in vetrina un Chieti volitivo e generoso. Si comincia sul filo dell'equilibrio con le due formazioni a fronteggiarsi soprattutto nella zona di centrocampo. Nel Chieti di Marino, la prima sulla panchina nero-verde, non ci sono gli squalificati Del Grosso e Zanetti e l'infortunato Vitale. Nel Castelfidardo, al centro dell'attacco, c'è invece l'ex pescarese Massimo Ganci, reduce dalla doppietta di Avezzano e pronto a lasciare ancora il segno. L'avvio di gara è equilibrato con le due squadre a fronteggiarsi a centrocampo in un fazzoletto di campo. L'importanza della posta in palio va ad influire sullo spettacolo che lascia davvero a desiderare, visto che fino ad oltre la mezz'ora non accade praticamente nulla con i due portieri Chiodini e Dideo praticamente inoperosi. Al 37esimo c'è un tiro centrale di Dos Santos dai 25 metri che chiama Chiodini ad una parata senza grossi affanni. Al 38esimo Dideo non si capisce con i compagni di squadra e tocca il pallone con la mano fuori aria. Per il direttore di gara c'è il cartellino rosso dopo il consulto con il suo assistente. Marino richiama così in panchina Sebastianelli, mandando in campo il secondo portiere Romaniello. Chieti in 10 per tutto il secondo tempo, con Ganci che poi su punizione mette a lato, imitato al 44esimo da Fiore che lambisce il palo, sempre su calcio da fermo. Nella ripresa si ricomincia con un'opportunità che al terzo capita sui piedi di Speranza, che dal limite alza sopra la traversa. La gara sembra vivacizzarsi, infatti al 12esimo Fiore viene atterrato in area da Castellana con un fallo che appare piuttosto evidente e rigore che Varone trasforma dagli 11 metri per l'1-0, mettendo il pallone nell'angolino dove Chiodini non può arrivare. Il Castelfidardo cerca di reagire al 21esimo e il neoentrato Minella a chiamare Romaniello al salvataggio in calcio d'angolo. Nonostante l'inferiorità numerica, i ragazzi di Marino non danno l'impressione di soffrire eccessivamente, ma in agguato c'è l'ex pescarese Massimo Ganci che su perfetto cross di Belelli di testa beffa Romaniello al 31esimo per il gol dell'1-1. Il finale potrebbe regalare ai teatini la vittoria, ma al 49esimo Mariani, servito da Dos Santos, tutto solo in area marchigiana, alza incredibilmente sopra la traversa, mettendosi poi le mani fra i capelli per un'occasione davvero ghiotta gettata alle ortiche. Borzan, pareggio in questa gara casalinga con il Chieti, come giudica questo 1-1 finale? Risultato giusto secondo lei? Ma per quello che si è visto in campo, forse alla fine il pareggio forse è più giusto. È un peccato perché noi la partita l'abbiamo interpretata bene, nel primo tempo abbiamo giocato da ritmi altissimi, loro non sono riusciti mai a impensierirci per tutto il primo tempo, quindi purtroppo il secondo tempo abbiamo commesso, da un calcio d'angolo a favore nostro, abbiamo commesso quell'ingenuità, un giocatore loro ha portato palla per 60 metri, cose che non devono accadere, è andata a finire dentro area che abbiamo commesso col rigore, dopodiché la squadra un attimino si è nervosita. Abbiamo smesso di giocare, insomma, palla a terra o girando palla da una parte all'altra veloce, in modo veloce. Dopodiché gli ultimi 15-20 minuti secondo me siamo riusciti un'altra volta a risistemarci e abbiamo creato delle buone occasioni, purtroppo non siamo riusciti a andare in vantaggio. Il Chieti oggi ha giocato per oltre un tempo in 10 e ha tenuto validamente testa al Castelfidardo. Sì, oggi devo fare veramente i complimenti ai ragazzi, perché giocare una partita in oltre un tempo con un in meno e poi giocando con grande personalità e andando a creare dopo l'1-0 e il pareggio loro un'ulteriore azione clamorosa anche negli ultimi minuti è veramente... Mi fa ben sperare, perché questa squadra non ha mai perso la testa, i ragazzi hanno fatto tutto quello che gli abbiamo chiesto. Due punti persi o un punto guadagnato? Devo dire la verità, a un certo punto ci avevo fatto la bocca, perché veramente la squadra rischiava poco, cioè veramente Ganci si è dovuto inventare un grande gol assieme al suo compagno nell'assist che ha fatto. Se prendiamo sempre gol così la domenica, non è facile vedere queste giocate di qualità in queste categorie. A me mi sta bene, perché comunque i miei giocatori hanno risposto sempre colpo su colpo, però quando poi dopo sono bravi anche gli altri bisogna fargli i complimenti.